Allora, raga, se anche Cassano, uomo dotato di mezzo neurone, e discutiamone perché anche quel mezzo neurone non è che funziona sempre benissimo, ha capito che Furlani di calcio non ne capisce nulla, allora come stanno messi gli aziendalisti? Tutto a posto, tutto a posto. Se anche Cassano ha capito che certi errori come quello di Tomori manco in terza categoria si vedono, se ha capito che questo Milan è stato costruito ma non per vincere il campionato, perché questo Milan, come abbiamo sempre detto, non è costruito per vincere un campionato, ha delle carenze e anche dei giocatori che sono stati acquistati come Emerson non sono per vincere il campionato, se l'ha capito anche lui, è tutto a posto, però è tutto a posto, come stanno messi. Ma non è di questo che oggi vogliamo parlare su questo canale, perché mi hanno veramente interessato le parole di Leonardo dette ieri, sempre alla festa dello sport a Trento. Ma prima, raga, iscrivetevi al canale, mi raccomando, sempre più numerosi, lasciate un pollice in su, e quello vi devo tirare le orecchie, perché ogni tanto ve ne dimenticate, cliccare il pollice in su al benzinero. Ma andiamo subito a vedere l'analisi fatta da Leonardo. Allora, quella sui fondi poi è strepitosa. Ci sono diverse modalità di investimenti, io credo nei progetti a lungo termine, anche se nel calcio sta diventando complicato pianificare oltre i 2 o 3 anni, e questo ha perfettamente ragione. Tanti investitori speculano, tipo il nostro specula alla grande. In 10 anni il PSG ha saputo costruire un brand solido, per esempio invece il Milan ha cambiato in 10 anni ben 4 proprietà. Così è difficile costruire progetti funzionali, e gli do perfettamente ragione, perché siamo passati dai cinesi al fondo Elliott, adesso a Redbird, e abbiamo poi vinto uno scudetto in tutti questi anni. Fondi americani, attenzione, qua aprite bene le orecchie. Negli ultimi anni molti fondi americani hanno deciso di investire in Italia e in Europa sul calcio, essendo più economico e vantaggioso rispetto a farli in patria. A questi fondi però manca spesso un management di alto livello. E lì vi dico, dove è stata l'astuzia di Oaktree rispetto a quello che ha fatto il nostro fondo Redbird? L'astuzia di Oaktree non è stato fare il fenomeno come ha fatto Cardi Maiale, che è andato a mandar via Maldini e mandar via Massara, e mettendo gente che di calcio non ne sa, ne saprà di economia, di qualsiasi altra cosa, ma di calcio non ne sa, oppure mettere uno stegista come Zlatan Ibrahimovic, che io non ho dubbi che magari fra 5-6 anni sarà un grandissimo dirigente, ma che a oggi però deve imparare, e infatti fa un sacco di errori. L'Inter invece, Oaktree, è stato furbo, sono entrati e ha mantenuto Marotta, ha mantenuto Pierino, Ausilio, e questa è stata la loro forza. Allora, manca spesso un management di alto livello, non ci sono quei manager adeguati, e l'abbiamo sempre detto, sempre detto. È difficile lavorare se non conosci il contesto della città, la tradizione e la storia del club in cui ti trovi, come il nostro che manco sapeva che avevamo vinto 7 Champions, o come ha detto Cassano che Furlani manco sapeva chi era Shevchenko, forse anche, vabbè, lui che dice che è un grande milanista. Diventa difficile costruire un progetto per la squadra. Se guardiamo la situazione attuale del calcio, non si è ancora arrivati a una situazione concreta di lungo termine. Non ho ancora visto un'organizzazione migliore rispetto a quelle del passato. Per quanto mi riguarda, non mi ritengo un grande manager, ma sono un ex buon giocatore. Però nel corso degli anni ho imparato parecchie cose sul management del calcio. Multiproprietà, perché poi parla anche delle multiproprietà, non sono un loro grande fan. Già gestire un club è complicato, vabbè, ma quello non riguarda il Milan. Parlando del Milan, Fonseca è l'uomo giusto per il Milan, chi sono io per dirgli? Appena cominciato e tutti gli allenatori hanno bisogno di tempo. Sembra una cosa banale, ma è così. Però, Leo, cioè,
tu comunque ti accorgi abbastanza velocemente se un allenatore può essere da Milano o meno. Cioè questo allenatore sta dimostrando di non avere, non le idee calcistiche, però di non avere un certo il carisma di un allenatore vincente che convince i propri giocatori che il lavoro che sta portando è giusto. E poi quella dei rigori è stata clamorosa, cioè il giocatore non rispetta l'allenatore. Se tornerei al Milan da dirigente, lui dice che sta bene a casa a grattugiarsi, tanti soldi lui li ha già guadagnati, fa bene fare la stessa cosa anch'io con i miliardi che ha guadagnato Leonardo, vado in giro, mi grattugio un po' anch'io. Allora, dopo aver finito col PSG, ho deciso che avrei preso un'altra strada che sicuramente sarà nel calcio, perché è la mia vita, ma in una modalità diversa. Su Ibrahimovic e sul nuovo ruolo, diciamo che non rispondo. Anche lì, non risponde, perché sennò dovrebbe prenderlo in giro. Cioè, allora, perché? Quello che dico io, se gli piaceva ciò che stava facendo Ibrahimovic, diceva: guardate, Ibrahimovic sta imparando, però lo vedo bene, invece per tutte le cose che sta vedendo, i post social, minchiatine varie, che se ne va, sparisce per 2 settimane, che deve dire, che lo deve insultare, allora è ovvio che non dice niente, è ovvio che sta zitto. Per tutto il resto, ormai non c'è più niente di importante da dire. Comunque è eloquente quello che Leonardo fa trapelare, dai, cioè che Ibra non è idoneo e che il Milan fondamentalmente non ha dirigenti da Milan, ma sono le cose che sappiamo, le abbiamo dette 100 volte in tutte le salse e l'abbiamo detto nonostante ci siano ancora canali, non solo dei giornalisti, che vi vogliono far credere che è tutto a posto, che è tutto fantastico, però ormai tutti l'hanno capito, è alla luce del sole. Caso Pulisic con Pochettino. Un Pochettino che ieri nell'intervista fatta ha detto che è molto preoccupato per Pulisic perché è arrivato e l'ha visto molto stanco. D'altronde le ha fatte tutte, cioè mister Fonseca è il nemico giurato del turnover, lui ormai l'ha detto, vuole continuare con quella squadra, va dritto con quella, sta dando continuità a quei giocatori, è ovvio, però vedo che è solo Pochettino che si lamenta di questa cosa, perché più o meno quasi tutti i giocatori del Milan le hanno fatte tutte le partite, salvo quelli che hanno avuto qualche piccolo acciacco. Se tu vai a vedere, per dirvi, Tomori le ha fatte tutte le partite, se vado a vedere Theo Hernandez le ha fatte tutte le partite. Quindi cioè, quando giochi nel Milan e giochi a un certo livello è normale che puoi anche essere uno che viene utilizzato tanto, anche perché è il club che paga. La vedo un po' una polemica sterile, poi se vogliamo parlare di turnover, che è giusto farlo ogni tanto, ci può anche stare la turnazione. Detto questo, raga, sempre Forza Milan e iscrivetevi al canale.